Dopo essere stato ammorbato dai cuoricini di San Valentino, eccovi uno studio scientifico sulla classificazione antropologica delle donne single. Iniziamo con quella che nel giro di un paio di mesi tutte le sue amiche si sono fidanzate e lei ha assunto automaticamente la qualifica di quella che è rimasta single. Cioè, ma possono essere bastarde, non è mica colpa sua, dai, poverina. Poi in questa c'entra la mamma. È quella che a 46 anni è ancora single perché la mamma le ha sempre detto: Mariuccia, tu puoi scegliere, ricordatelo, non scegliere il primo che capita, tu puoi scegliere. Sì, tra un po' puoi scegliere tra il montascale e il deambulatore, comunque si può scegliere. Poi c'è la single, che lei starebbe bene così, aspettando il momento giusto. L'unico suo problema sono i parenti. Uè, allora il tempo passa, Per dire che io volevo tanto dei nipotini. Oh, possibile che con tanti uomini che ci sono in giro non ne trovi uno, ma dico uno, Poi c'è la single, quella che attende con fede l'apparizione dell'uomo della sua vita. Sa che prima o poi avverrà questa epifania. È una che ha scelto di vedere il letto sempre mezzo pieno. Dunque, poi c'è la single che vede gli uomini come candidati a una posizione. Un po' un Ed Hunter. Quello non aveva gli skills. Per quell'altro ero decisamente troppo qualificata. Sì, peccato che adesso le resta solo il reddito di cittadinanza e sta tentando di fidanzarsi con un navigator. Ah, poi quella che si era sbagliata. Eh sì, perché quando era fidanzata vedeva tutti single e felici. Allora si è sfidanzata e adesso vede tutti accoppiati e felici. Scusate, posso tornare indietro? Non trovo il tasto undo. Poi c'è la classica single da film, quella che ogni sera fuori, aperitivo, feste, praticamente la Sex and the City di Buccinasco. Poi la mattina sempre due occhiaie così, ma non sai mai se è per una notte di sesso e alcol o per tre ore di pianto a dirotto. Poi c'è quella che ricorda a tutti che, no, perché io sono single per scelta. Sì, ma per scelta di qualcun altro, tesoro. Ah, poi questa è da evitare, no? La single imbruttita, che quando la sua migliore amica le dice che ha finalmente trovato l'uomo della sua vita, lei inizia a snocciolare delle profezie nefaste. Sta attenta, guarda che rischi, guarda che è uno stronzo. Ma senti questa, ma vaffanculo. Poi c'è la single iperattiva, quella che su Instagram passa da lanci col paracadute, gara di mambo al twig di Briatore, red carpet a Venezia, selfie con Papa Francesco. Insomma, peccato che nella realtà nessuno l'ha mai vista. Poi c'è quella che ha fatto due conti ed è giunta alla conclusione che la sua anima gemella esiste, è là fuori da qualche parte. Del resto, allora, ci sono 7 miliardi di persone su 5 continenti, supponendo che lui sia ricco, sperando che sia ancora single. Beh, esiste. Ma poi c'è questa tipologia molto yoga, molto ashtanga, vinyasa. È la single che ha scelto di seguire il flusso naturale della vita, che l'amore segue il suo corso. Del resto trombare in giro è ecosostenibile, quindi perfetto. Poi la single che sa quanto vale. Ami Molly, te ne pentirai perché io valgo. C'è la fila, io non ti aspetto. E si è visto, Sono 4 anni che non lo aspetta. Forse 5. E comunque, ragazze, quando vedete tutte queste mogli, spose, madri, non siate invidiose. In pratica sono tutte zitelle in incognito. Perché? Perché essere sposati è esattamente come essere single. Nessuno vi ascolta comunque.